Cioè, voglio dire, il Marchese Faraone, la storia di Alessandro Stepanoff e la questione della strage di Brescia, la storia di papà, la storia di mamma, la storia dello zio Aldo, sono cinque libri diversi. Certamente. Che francamente io ho dovuto rinchiudere in uno solo. E ti ripeto, a me quando mi vedo ridurre tutto a un fatto, come dire, gossiparo, mi piange il cuore, francamente. Vabbè, no? Ma tanto abbiamo capito anche perché, con le modalità che caratterizzano queste critiche superficiali, no? No, no, più che altro perché non si capisce bene perché c'è una forma di snobberia nei confronti di allora si vuole sempre ridurre tutto a poltiglia e questo è veramente un peccato. E poi c'è una foto che mi intenerisce molto per l'amicizia che mi lega a Franco, è quella del giorno del vostro matrimonio che è di una tenerezza, sei di una bellezza. Alba, sei di una bellezza in questa foto. Stavo dicendo, eravamo giovani e io bella, lui un po' meno. Beh no, un bel figo Franco, dai. Sì, no, Franco è figo, poi è figo come persona. E poi gli hai dato un figlio che è la sua copia, quindi voglio dire. No, non dire questo. Allora, non cominciamo a dire allora, mi vuoi dire che Francesco non somiglia al padre? No, Francesco somiglia anche tanto a mio padre. Guardati bene, somiglia a tutte e due. Se tu guardi le foto di mio papà da bambino, vedrai che c'è dentro ci anche... può stare, ci può stare, sì, ci può stare. Il falso invalido ha avuto un'esplosione, è impazzito stamattina. Ha sbroccato. Il cane falso invalido. Ha sbroccato perché? Perché lui stamattina ha avuto... Hai presente quando i cani impazziscono e cominciano a girare per la casa con la coda alzata e cominciano a tormentare tutto il resto della famiglia, tappeti tirati su, corse, prendeva i gatti che gli ringhiavano. E l'altro cane ero... In piena notte ha avuto un guizzo, come dire, di follia, no? Sì. Allora gli ho detto, scusa, ma tu non stavi male? voglio dire... E lui? Ma io sono felice che lui sia bene, però, insomma, qua bisogna rifare le lastre, c'è qualcosa che non va. Impegnativo. Dai, un paio di minuti di televisione, Alba. Ieri che cosa hai visto in prima serata? C'è stato l'esordio, il nuovo esordio di Tiberio Timperi e ti dico che ha totalizzato 3.047.000 telespettatori. Mica male. 11.37 su Rai 1, battuto però da Rai 3 e da Floris, Ballarò 4.003.000. La serata l'ha vinta il 13° Apostolo, Canale 5, due episodi, totale media 6.077.000 telespettatori. Tiberio è diventato un conduttore a prima serata. Questo è infatti il E poi ha avuto anche l'ardire di portare il pensiero e il sapere, perché con Socrate, insomma, voglio dire... L'ho visto. Ecco, hai visto quello. Cari miei. Ecco, è brutta così, è andata così. Che ci volete fare? E peraltro è andato bene. Quanto ha fatto abbiamo detto in 3.047.000. Per un totale di? 11% di share, 11,37% allora, di share. Diciamo che l'11% non è un gran risultato. Rai 1. Però diciamo pure la materia che ha portato in televisione è stata veramente la sfida. Ma se io intitolo un programma, che ne so, adesso fammi pensare... gli aforismi di Nietzsche e poi faccio fare le interviste a che insomma dello stesso. No, possiamo poi anche riprendere il precedente, quello di Vittorio Sgarbi, per esempio, il cui programma fu chiuso dopo la prima puntata per una trasmissione di cultura su Rai 1. Voi dovete farmi un favore grosso. Sì. Voi dovete chiamare Sgarbi in diretta qua e dovete dirgli che Tiberio Timperi. Ha fatto più di lui. Non lo farei mai. Dai, non fatto, lo... per favore, dai. No, vuoi fare... dire, ma lo sai che Tiberio ha fatto più di te? Vuoi fare questa cosa qua? No. Perché andiamo incontro. Fatelo voi, quando io non ci sono, diteci che l'ho detto io. Ti chiami fuori. Ditegli, ma guarda, e poi costa molto meno quel programma lì, perché quello lì costa veramente niente. Ho visto ieri, c'era Feltri che va gratis, perché è direttore di un giornale, quindi lo deve promuovere. Sì. C'era un signore che era, credo, in promozione di un libro o qualcosa del genere, quando ho guardato io, e quindi... Ospiti, Errore, Albano e Vanoni. Errore, Albano e Vanoni? Sì. Ah, però, Errore, Albano e Vanoni. Loredana, Errore. Vanoni, quella vera o quella finta? Quella vera. Ma che promuoveva il libro o il disco? Bah, io ti leggo la nota perché sinceramente... Ma chi è? Scusatemi, io per la mia ignoranza... Ma chi è Errore? Errore. Loredana, Errore. Ah, la Emma, Errore. E ma chi è? Errore. No, quella è Emma Marrone, no, Emma Marrone. Marrone, scusa. Questa è Loredana Errore. Loredana Errore, chi è? Una volete cantante, sentire? Sì, una cantante. C'è la mia. Come sei antico. Io antico. X-Files, X-Factor. Antichissimo. Stasera io non lo... No, stasera non vedrò chi l'ha visto. Domani invece di nuovo l'Isola dei Famosi. Sì.
appuntamento imperdibile. No, con stai il scherzando. Gruppo di intellettuali, certo, sì, scherziamo, che stanno là, certo, sì. E... però insomma curioso, man mano saprei, devo dire che il daytime io lo guardo con un certo, con una certa curiosità. La Malgioglia sta esplodendo. Sta esplodendo Malgioglia. La Malgioglia, sì, 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 sì. E io sono una fan assoluta, sì. Forse andrò a farmi fare anche le previsioni del tempo, delle carte, della cosa, dal divino Telma. Ah, dallo Telma, sì. No, il divino Telma, e col divino Telma credo che sia, in fondo, potrebbe essere mio parente, perché in fondo è l'unico che in qualche maniera può ardire di dire che ha qualche somiglianza con mio zio Angelo, il Marchese Faraone. È vero, ci sta tutta. Mentre hai detto, allora, ormai lo zio Angelo mi ha folgorato, cioè. Appena Alba ha detto il mago Telma, pum, immediatamente io ci ho avuto davanti la foto dello zio Angelo vestito da faraone. Certo, poi però lo zio Angelo non è lo zio Aldo, che purtroppo ebbe un destino molto triste, molto diverso, e tra l'altro era un filosofo, perché molti fanno confusione, ma insomma, bisogna leggere il libro. Sabato sono a stasera registrerò una puntata di Marzullo, che non so quando andrà in onda. Sì. Anna Praderio mi ha fatto un bellissimo servizio per il TG5. Io oramai non parlo altro che del mio libro. Tanto poi di Verissimo ne riparliamo. Poi sabato tanto la vediamo, Verissimo la vediamo. E poi, ma è ovvio, adesso dobbiamo parlare del tuo libro e poi parleremo anche di tante altre cose, unitamente appunto al libro. Alba, un abbraccio e ci sentiamo domani. Grazie. Anche noi a te, tesoro. Tanti baci dai due falsi invalidi. Dai due falsi invalidi, noi una carezza, magari. Penso che potrei farmi dare anche una pensione di invalidità per i due. E beh, voglio dire, se la riconoscono a quelli finti, umani. Lui perché un pochino ce l'ha, no, poi qualche grado di invalidità ce l'ha sicuramente, quindi, ragazzo. Sì. Cioè, adoperiamoci, dai. È totalmente arrotolato su un cuscino. Un bacio, domani, grande, buon pranzo. A te, ciao, Alba Parietti. Cemento.